Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi continueremo la nostra avventura su Europa Universalis guardando uno spezzone della nostra live su Twitch. Con l'occasione approfitto per indicarvi il mio canale in descrizione e se avete voglia di venirci a seguire in diretta e quindi di prendere mano direttamente alle decisioni e a dove andrà la nostra partita, potete seguirci in live. Con l'occasione vi ricordo di mettere mi piace al video, di commentare con i vostri consigli e di condividerlo con i vostri amici. Quindi, detto questo, vi lascio all'episodio e a presto. Allora, 1884, abbiamo già recuperato 15 anni, bene. Ma manco Twitch regge manco 2K, esatto. E qui, una volta finita la sovraestensione, possiamo anticipare ancora i tempi. Ci vuole un pacco, eh. Settembre 68, più di un anno. 4K con i bitrate 8000, viene tutto pixel. Pensa che io ho 1500 come bitrate, quindi fai un po' te. Allora, questi 16, qui ci non regge manco il bitrate a 8000. Allora, questi 30 non hanno comandante, facciamoglielo subito. E qua, Siria, dobbiamo darci una mossa ad annetterti su veloce, veloce, non perdere tempo, che qua manchi solo te. Perché se qua vado a liberare il Mamelucco, non me lo fa liberare perché c'è una provincia occupata. Ah sì, che è questa. Resta il cazzo. Che connessioni hai su 200 mega? Ma certo, 30 mega. Io ho 30 mega in download quando va bene, se no come stasera 20, se no meno. E 3 in upload, 3 megabit. Ok, vediamo se all'85% di possibilità ce la facciamo a vincere una sede, per piacere. Oh, l'abbiamo fatta. Bravo. Ok, torna pure indietro. Ci sono ribellioni, sì, a manetta. Hai una connessione di quelle senza cavo? Sì, esattamente, perché io abito fuori città e quindi senza col cavo lascia perdere. Prima avevo Fastweb, andava a 1,08 megabit. E quindi va benissimo Eolo a 30. Allora, gestiamo la soppressione automatica dei ribelli e iniziamo a spiazzarli un po' ovunque. Eolo, se non sbaglio, si può chiedere fino a 100. Sì, però devi essere molto vicino. In ogni caso non potevo averla. Riserve militari. Ok. Perfetto. Così, i ribelli sono a posto, l'annessione qua arriva aprile 84. Cerchiamo di avvicinarlo al più possibile. Ok, non ha aspirazione per la libertà, questo è molto buono. Iniziamo a convertire. Aprile 84, sono ancora 16 anni, cavolo. Anche io, avevo anch'io Elo giocando anche a sparatutto, era impossibile, da me ho sfondato la strada, ma almeno c'è la fibra. Io sono troppo distante dalla cabina della fibra per poter avere una fibra. Magari possiamo rinunciare a un'alleanza, no, beh, perché no? Siria, Austria, Boemia e Francia, no, ce le teniamo. Comunque Elo è un ottimo servizio, beh, chiaramente se sei fuori... Piuttosto che non avere niente, perché quello che avevo io era niente, è meglio Eolo, ovviamente. Passati qua sopra e rimettiamo la soppressione, perché così siamo in un posto dove non ci prendiamo logoramento. Ok. Rifacciamole di nuovo. Ok,
Perfetto, chiudi. Qua possiamo anche andare a levare le crescite istituzione. Qui anche, vai. E qua sopra. E qui cosa abbiamo? Riserve, va benissimo. Potere commerciale, va bene. Sviluppo, levalo pure. Per ora almeno. Consigliere morto. Militare. C'era questo qua, perfetto. Disciplina che costa la metà. E poi ci andiamo a fare un po' di tech, anche se leggermente in anticipo. 79, abbiamo recuperato ancora qualche annetto. Ok, Mantova lascia la coalizione, va benissimo. Ok, manca un quarto a mezzanotte, ok. 199 punti, andiamo a fare le tech. È novembre, no, aspettiamo. Aspettiamo l'anno nuovo. E qui sempre a febbraio 79. Vediamo se va avanti perché non ci ho fatto caso. Febbraio 79, perfetto. Andiamo a fare un po' di tech, benissimo. Che unità? Cavalleria, possiamo fare gli Schwarzreiter. Ah no, gli Schwarzreiter erano quelli che abbiamo adesso, facciamo la cavalleria latina. C'è 10 galee, facciamo un po' di trasporti. E giochi come Planet Coaster o City Skyline lo porterei su Twitch. City Skyline l'ho sempre voluto portare, per ora non l'ho ancora fatto per mancanza di tempo. Penso di sì, prima o poi sicuramente lo porterò, City Skyline. E invece Planet Coaster non lo conosco. Allora, gennaio 79 abbiamo recuperato un mese. Ora i mamelucchi potremmo anche liberarli, però vorrei annetterli, mollarli anche quelle. City Skylines abbastanza, sì. Abbastanza. Ah, qua non sono rivendicazioni mamelucche? E allora non gli do un bel niente qua. Mamelucchi, sì, pochissime, tre province, senza aspettare 10 anni per tre province, direi di no, direi di no. Allora, anticipiamo, ci liberiamo come mamelucco e ci punteremo a uscire dal gioco italiano, quindi andiamo su diplomazia. Mamelucchi, 48 province, benissimo. La partita continua giocando con la dipendenza, la prima volta che lo schiaccio, quindi vedremo come potremo liberarci. Perfetto, eccoci Mamelucchi. Allora, è il 1569 e siamo praticamente a inizio partita. Benissimo, rincominciamo da zero. Moschettieri musulmani. Cavalleria musulmana con moschetto e piccolo cannone in ghisa o grande cannone in ghisa, va bene. Allora, vediamo un po'. Intanto apriamo gli achievement. Forma l'Arabia non ci interessa perché noi dobbiamo diventare Egitto. Vediamo un po' se me lo fai vedere. Dov'è? Hai perso un passaggio e cambiato nazione? Assolutamente sì. Per fare più achievement, praticamente abbiamo iniziato come una e poi abbiamo iniziato come Firenze, abbiamo formato l'Italia, ma l'Italia è un nome, diciamo, un tag di fine partita, quindi non può poi diventare un'altra nazione. E il nostro achievement che vogliamo fare è questo qua, iniziando come Firenze, forma l'Egitto.
E quindi la difficoltà di questa partita è proprio quella, perché a un certo punto, cioè in questo esatto il 23 maggio 1569, abbiamo liberato come vassallo nostro la nazione dei Mamelucchi e giochiamo come nazione vassalla. Quindi siamo praticamente quasi come avessimo ricominciato da capo. Però dopo quasi 120 anni, 125 anni di gioco. E poi c'è un suo achievement unico che non trovo adesso, che dobbiamo far fuori gli ottomani e prenderci quattro province, tra cui Costantinopoli sicuro, Edirne anche e due province qua che non ricordo. Dov'è? Non li trovo mai qua in mezzo. Allora, no, no, giocando come Corfù, no. Tutte e tre Georgia neanche. Sviluppo inferiore a 1000, probabilmente ci potremmo arrivare, sì. Restare l'impero romano impossibile attualmente. Controllerò poi perché non lo trovo adesso qui. Vabbè, poi lo cerco. Il nostro obiettivo comunque è quello di, eccolo qua, formare l'Egitto. Ci serve l'attack 20 e non è un grosso problema. Essere indipendenti o tributari, o non, o tributari, sì, va bene. Allora, quello è il problema più grosso. Attualmente non abbiamo esercito, non abbiamo soldi. Abbiamo una politica gratis, ma che idee hai fatto? Difensive, religiose, perché le religiose? Offensive e amministrative. Non è che mi piacciono granché, eh? Però per ora ce le teniamo. Tech abbiamo quelle della madrepatria e istituzioni anche. Giusto? Esatto, quindi abbiamo la macchina da stampa. Iniziamo subito a vendere la macchina da stampa. Non ce la compra nessuno. Un po' di missioni. Abbiamo fatto tutte le missioni base. Abbiamo questo. Che dobbiamo avere un bel po' di potere. Ah no, di conquistare un sacco di province qua sotto. E va bene. Poi, radunare un esercito è impossibile. E costruire edifici. Vabbè, ma pensavo che i Mamelucchi avessero molte più missioni loro. Invece no. Tutte le province dell'area Aleppo, ok, qua a nord, qua ci andiamo, 20 anni morale di eserciti più 10. Dammi potere amministrativo a sto punto, ok. Mercanti, allora. Direi che il nostro nodo commerciale sicuramente è quello di Alessandro, ovviamente. Quindi possiamo passare un giorno o un mese. Siamo anche noi. Ecco che infatti ha sclerato tutto alla fine del mese, ci ha fatto tutte le cose. Ok, perfetto. Allora, mercenari, mercenari, guerre sante, va bene. Allora, abbiamo un 434. Beh, direi che lo manteniamo. Però dobbiamo alzare questa tradizione repubblicana assolutamente. Benissimo, il nostro nodo è quello di Alessandria. E dove abbiamo potere commerciale? Vediamo, qua 10, qua 11 e qua non c'è granché di soldi, qua un po' di più. In Persia, in Bassora ce n'è, ma non abbiamo potere in Persia. Sì, allora vai in Persia, trasferisci e vai nel Golfo di Aden e trasferisci. E ok. Abbiamo delle politiche, forze missionari contro le eresie e unità religiosa, non dovrebbe servire, perché noi siamo infatti cattolici. Confermi, pensi uno dei giochi più complessi che tu abbia mai visto, il fermo 2 ore di totale nel gioco stesso? No, secondo me 2 ore non bastano, ma assolutamente. Ok, iniziamo a cambiare religione alle province. La Madonna, quanti? 4?
E abbiamo questa qua più 3 contro le eresie, non è male. Anche se non sono eresie le nostre, ma vabbè. Apposta allora più di 2 ore. Ok, il nostro bilancio non è meno 2, ma è più 37. Dobbiamo iniziare a farci un po' di uomini, però, perché qua non abbiamo esercito. Ok, iniziamo a farlo. Recuperiamo 960 uomini al mese. Riforme. Allora, elite nobiliare più di... A proposito. Oh, meno male, almeno lo Stato me l'ha tenuto. Allora, potere militare. Potremmo anche tenere questo, il declino della tradizione dell'esercito, costo generali, vediamo. Costo dei consiglieri, assolutamente sì. Stabilità abbiamo già più 2, bene. Prestigio, meno 99. Sti cazzi. Questo sì è per forza. Quanto siamo? Equilibrio 41. Urca. Ci mettiamo un monopolio. Così mi alza ancora la lealtà. 51. Clero invece ci mettiamo. Per amministrativo. Costo consiglieri. Per ora quasi quasi mantenimento missionari, poi le andiamo a levare. E controllo del clero, o impo no, imposta all'unità religiosa va benissimo, così sono anche più forti. Nazione commerciale sì, mecenatismo sì, così iniziamo a recuperare prestigio. Consiglio dei commercianti anche, e i prestiti ci possono servire? No. No, guadagniamo abbastanza, libera impresa? Libera impresa. Quanto abbiamo qua? 60, 64, solo la nobiltà è bassa, va bene. E confischiamo. Tu devi per forza andare a letto. Grazie mille, assolutamente. Mi ha fatto molto piacere accompagnare il mio tenuto. Ci vediamo prossimamente, sicuramente anche alle prossime tue live. Buonanotte. Allora, qui intanto stiamo facendo un po' di truppe. Qui non possiamo mollare per... possiamo mollare per manpower. Quanto me ne dai? 23. Iniziamo a farlo. Iniziamo a creare un po' di truppe. Nostra aspirazione è 100%, perfetto, quindi iniziamo a cercarci un po' di alleati, tipo la Russia. Russia, non è che vuoi supportare la mia indipendenza? No. Miglioriamo un po' le relazioni. Polonia fa schifo, Persia? No, Persia è alleata, quindi non supporta la nostra indipendenza. Spagna! Cara Spagna, supporta l'indipendenza? No. Miglioriamo le relazioni. Iniziamo a giocare. Di nuovo. Ah, dobbiamo fare queste, che cosa sto dicendo? Oligarchia. Durata dei mandati 4 anni. Consente le dottrine plutocratiche e non possiamo fare le aristocratiche, ok. E queste invece possiamo fare le aristocratiche, non le plutocratiche. Però durata dei mandati 8 anni, no, facciamole meno. Tradizione repubblicana annuale, non c'è neanche da vedere le altre, le guardiamo giusto per farvele vedere, ma bonus per i candidati è tanta roba, però no, è meglio tradizione repubblicana. Corruzione, massimo assolutismo, durata dei mandati meno 1, però ci prendiamo assolutismo. Potere commerciale più 10, capacità di gestione, mantenimento degli stati. Facciamo potere commerciale. Costo per adottare istruzione meno 10, va bene. Diplomatici più 1 o costo della stabilità diplomatici. Politiche diplomatiche no. Ah, sì, questo non vale un corno. Mettiamo quelle amministrative. Elettorato. Velocità di recupero riserve più 10 o morale più 10. Morale. Basta. Ok, iniziamo a piazzare un po' di...
diplomatici, di consiglieri. Qua abbiamo un minimo di inflazione, iniziamo a tirarla giù, che non si sa mai. Costano un po', 5. E reputazione diplomatica? Sì. E qui... cazzo, disciplina costa troppo. Vediamo se mi esce il morale. E direi che come idee che fanno un po' cagare queste, ci potremmo andare a fare un'idea militare di nuovo, un quantità. Perché ora dobbiamo picchiare tanto. Quindi andiamo a mettere il focus sul militare. Ora, due le abbiamo, un diplomatico magari lo teniamo libero. Velocità dei rinforzi, no? Quanto guadagniamo adesso? 36, cioè potrei anche tenerlo questo. Vediamo. Qual era che volevo levare? Volevo levare questo. Ok, non è molto alto, va bene. Morale. Morale va benissimo. Partiamo a livello 2 e almeno risparmiamo 6 ducati al mese. Qui procede? Procede, perfetto. Ok. Fatto il primo uomo, ora iniziamo a fare anche un po' di comandanti. Che bello questo. E facciamo la prima truppa da 18, 2 e basta perché non abbiamo finito i soldi. E poi vediamo se magari la Spagna si avvicina a supportarci l'indipendenza. Sicuramente intanto aumentando il nostro esercito, sì. Ah, ma non mi interessa la guerra con Mantova. Vabbè, addestriamo le truppe. Quanto guadagniamo? 30 al mese, va bene. Ok. Stiamo facendo un po' di truppe. Iniziamo a fare le prime. Noi non possiamo dichiarare guerra a un Belin di nessuno, ovviamente. Perché la prima e unica guerra che dichiareremo, cioè unica no, la prima, è una bella guerra di indipendenza. Sono tanti, eh. Francia, Boemia, e ci prendiamo un meno 3 alla stabilità, ma ce lo dobbiamo prendere sto meno 3 alla stabilità. Andiamo a fare ancora un po' di cannoncini e vediamo se già almeno 20 è sceso un po'. Eh sì, meno 11. Ci stiamo avvicinando, Spagna e i tuoi 59.000 uomini. E Russia e i tuoi 120 invece è ancora un meno 21. I nostri rivali, chi è che sono? Beh, gli ottomani, ma non ho intenzione di allearmeli. Russia, Spagna e Gran Bretagna. Ma non ce la danno neanche in realtà. Ok. Benissimo, 5, 6. Ovviamente noi relazioni non ne abbiamo. Qui quando possiamo confiscare di nuovo nel 74, giugno 74. Vorrei arrivare alle porte della guerra di indipendenza attualmente, prima di staccare. 9 punti, eh. Poi deve solo finire la guerra contro Cimù. Ma la Spagna ce la prendiamo sicuro, la Russia sarà un po' più complicato. Anche perché qua abbiamo un botto di truppe da fare, quindi figurati. Però i soldi stanno iniziando a finire. Non guadagniamo così tanto.
25 tasse, 14 produzioni, solo 13 dal commercio. Prendi... cavolo, 2 di tradizione repubblicana non è tanto, 3 di mercantilismo ci serve. È che dobbiamo... probabilmente no, in realtà col 100% non dovremmo pagare. Vediamo un po'. Alzami un po' quella del clero, cosa devo fare? Religione in Macca è cattolica. Va bene. Va bene. Macca, che è la Mecca. Qui. Ah, cavolo, però c'è un meno 1,8. Perché? Perché ha un centro religioso. Però. Vediamo, la Mecca è qui da qualche parte. Qui c'è Medina. Eccola qua. Cultura e jazz. Eh? Intanto promuoviamo la cultura accettata, che dovrebbe già aiutare un po'. No, 1,8 non ha cambiato un cazzo. Ok, convertiti, però noi dobbiamo convertire l'unica provincia che non possiamo. Perché è un centro religioso. Allora, io posso aumentarla ancora di 1, ma di 2 no. Mi servirebbe qui quello che converte. Vediamo, intanto portiamo avanti le altre. Perfetto. Vabbè, intanto per una volta non siamo scomunicati, quindi guadagniamo influenza sul Papa, incredibile. Quindi andiamo a migliorare un po' col Papa, che è qui, benissimo, ad Avignone. È vassallo della Francia. Ci siamo beccati addirittura dei ribelli. 18 ducati guadagniamo. Ti riconvertiamo tranquillo. Qui costano veramente pochissimo. Vediamo se possiamo, no, possiamo costruire un bel niente. Governo, qua recuperiamo 10, va bene. Vabbè, intanto comunque già. Ah no, 26 ne abbiamo noi, gli altri sono dell'Italia. Uomini ce li abbiamo, ok. Ma qui faremo fare principalmente... Oh, benissimo. Faremo fare principalmente ai nostri alleati che ci supporteranno all'indipendenza, come la Spagna, che ora ha già un bel più 12, che non appena finisce questa guerra è già pronto. E la Russia invece meno 9, ci stiamo avvicinando. Stiamo avvicinando, quindi fammi ancora due cannoncini e due fanti, quando avrò i soldi. E torna ad addestrarti. Benissimo. Ok. Ah, cavolo, hanno già giocato un'età dell'oro, maledetti, così me l'hanno fatta perdere. Poco male. E qua ora dovremo poi spostarci su, quindi nella guerra di indipendenza poi dichiareremo di nuovo guerra contro l'Italia per riprendere Cipro e la zona della Siria. E poi arrivati su dichiareremo agli ottomani, che hanno un botto di uomini ovviamente, ma vedremo. No. Ok. Spostateli tutti qua sotto e mettiamoli tutti insieme.
Guadagniamo 15 al mese e abbiamo i nostri 32.000 uomini. Abbiamo un po' troppi forti, eh? Questo è in montagna e questo anche, però questo già blocca. Questo non blocca un corno. Questo è in montagna e mi fa molto piacere. Questo è in terreno agricolo, non serve a una beata fava. Questo nemmeno. Già guadagniamo qualche soldino in più sicuramente. E mettiamo anche qui un editto, potere commerciale. E qui invece avevamo messo un bel editto di modificatore riserve. Così vediamo se superiamo dai 1.010 uomini. 16 ducati. Speravo qualcosina in più. 14 dal commercio, vediamo a fine mese. Non è cambiato un cazzo. 1.008 uomini, è cambiato una beata mazza. Produzione sì, abbiamo un sacco di belle costruzioni da fare per migliorare l'economia. Spagna, come sei messa? Ancora in guerra. Allora, 15 di prestigio, ducati. No, prendiamo prestigio che ce l'abbiamo sotto i piedi. Meno 5 alla Russia. Se ci prendiamo Russia e Spagna... 220.000 uomini contro tutti gli alleati italiani, che però sono tanti. Però noi siamo di più. Tradizione, no, di nuovo mercantilismo. Ok, qua ci siamo anche con la conversione, che recuperiamo anche prestigio, no? No, perché non le abbiamo ancora fatte queste. Ok, e qui avevamo invece il nostro provvedimento che potremmo anche volendo cambiare. Anche se è 10 anni, quindi aspettiamo. Quando è stato messo? Fino al 79 niente. Idee. Ah, questa l'abbiamo appena fatta, quindi questa la possiamo anche levare volendo. Amministrative? Sì, non mi interessa l'amministrativa. Leviamola. Intanto abbiamo speso 0 e quasi quasi potremo metterne o questa qua che ci, o quella di spionaggio per l'espansione aggressiva, o no, commerciali, facciamo i commerciali che ci servono un po' di soldi. Andiamo di trade. Allora qua avrei dovuto mettere il focus sul diplomatico e perdiamo 10 di prestigio. Altri 10 di prestigio. Ok, intanto iniziamo a salire con influenza sul Papa. E anche i soldini, quindi andiamo a costruire altre costruzioni che ci danno un bel po' di soldi. Mm. 17. Che queste sono comunque province buone. 34, 31, 41. E qua che c'è le gemme. Cazzo, perché abbiamo l'embargo. Ok, abbiamo quasi finito le conversioni. Poi qua si convertirà a manetta. Alla fine, in effetti, diciamo che bene o male le religiose non sono troppo male, perché comunque noi siamo cattolici. Vediamo. Ah, dittatura presidenziale diventa una dittatura, perché abbiamo troppa poca tradizione repubblicana. Prendiamo morale di eserciti più 10. Ok. Quindi diventa tipo una monarchia. Alla fine direi di sì, non ci sono elezioni, perfetto. No, perfetto un corno, ma vabbè. Però c'è sempre tradizione repubblicana.
Allora, migliorare le relazioni con la Russia, manteniamolo ancora un po'. Ci dai il supporto all'indipendenza per un meno 2. Per un meno 2. Tu ci dai il supporto all'indipendenza, ma... Ok, dobbiamo finire la tregua che finisce nel 74. Beh, ci siamo abbastanza vicini, dai. Prendiamo 20 di tradizione repubblicana subito. La nostra aspirazione a libertà è altissima, benissimo. Andiamo a costruire ancora 21. Qua non è, no, invece qua tasse zero. Possiamo fare un pacco di esercito però. L'Italia ha dichiarato guerra a Tunisi e se ed è entrata in guerra con gli ottomani. È un ottimo cazzo. Un ottimo momento, un corno, perché ci dobbiamo allontanare anche noi. Allora, mi sa che sei in inferiorità numerica però, eh? Cioè che siamo in inferiorità, infatti lo siamo. Questo poi rompe il cazzo anche a noi perché ci darà una botta a livello economico impressionante. La Siria si fa a distruggere le truppe, questo non è male. Però il Cairo non me lo devi prendere. Vediamo un po', il Cairo dove c'è l'attraversamento pedonale da Tif, perfetto. Appena vi allontanate, questi 13 qua sono nostri. Vediamo intanto, assaggiamo la nostra forza militare. Ok. Andiamo. Cosa abbiamo? 4 e 9. Ah, benissimo. Praticamente un po' meno, ma molto simile a quella dell'Italia. Ok. Benissimo. Potremmo anche fare un po' di navi poi. Allora, qua ho un bel 0,33, sì. Qua Italia hai, come si dice, cagato un po' fuori dal bulacco. L'hai fatta troppo grossa. Andiamo a sistemare anche questi ottomani qui, che comunque saranno poi un nostro rivale, quindi tanto vale dargli una sistemata quando si può. Perfetto, riallontaniamoci che magari ritornano qua. Sicuramente proveranno a prendere il Cairo. Bisogna vedere dove girano questi ora. Iniziano ad essere tanti ora. Benissimo. Anche questi 16. Sì, abbiamo vinto di nuovo noi, perfetto. Abbiamo preso un po' di botte, però loro ne hanno prese di più. Ok, continuiamo le nostre conversioni. Iniziamo a girare qua che ci facciamo un bel filotto di tunisini. Allora, tutti qua uno dietro l'altro. In fila indiana. Commerciali, eh? Potere commerciale più 20. Direi di sì, siamo molto avanti a tech. Così magari migliora anche un po' la nostra economia.
14. Mettiamoci di qua così gli diamo almeno uno. O anche qui è uguale. E poi qua. Rinforzate. E stavolta mi sa che ce la fate anche. Vediamo cosa giriamo. 8 e 2, bene. 5 e 2 un po' meno bene. No, no, no. Stavolta ma hanno perso più loro, ovviamente, però erano troppi. Recuperiamo tutto il morale e gli uomini. Mi scazzava farmi prendere il Cairo, ma ci faremo prendere il Cairo. Erano. Tregua finita. Non mi supporti l'indipendenza perché sei di nuovo in guerra. Ma che palle. E tu sì invece, ma non abbiamo diplomatici, te lo recupero subito, guarda. Prima che cambi idea. Ok, benissimo, richiesta di supporto, vai. Come procede la sessione? Abbiamo cambiato nazione. E ora stiamo mandando dei bacini a chi odia il nostro boss per ribellarci. Questo è un po' il riassunto, detto in maniera buona, ecco, facile. Allora, punteggio di guerra verso altre religioni? Per ora no. Sviluppo per i missionari, vai. Mettendo i dettagli impopolari, esatto. Ecco che stiamo perdendo soldi, ma qua è l'Italia che deve mollare. Allora, qua possiamo mollare costo e mantenimento dei missionari meno 20%. Ah no, intanto i prestiti sono qua, che non possiamo fare. Un sovrano faccio che vuole. Il problema è che sono loro il nostro sovrano. Noi attualmente non siamo sovrani di niente. Preso il prestito e me ne prenderemo per così di prestiti. Ok, ancora, esatto. Per ora. No, gira di qua, di qui. Stato Pontificio richiama. Ok.